sbagliando, Parenzo, dimmelo. Se c'è il coraggio. Pensi a vaccinarsi che ha una certa età. Pasqualino da Chieti, avanti. Pasqualino da Chieti, il nome promette bene. Vai, Pasqualino, dimmi. Dimmi te se una idea, si deve confrontare con Pasqualino da Chieti. E ti volevo dire che questo precedente di discriminazione verso i Novax è molto pericoloso. Sì, in che senso? Molto pericoloso. Un vulnus giuridico che domani potrà essere applicato a qualsiasi minoranza. Sì, allora... Ma Pasqualino da Chieti può parlare di vulnus giuridico, mi chiedo io. Vulnus, ma sarà Zagrebelsky che parlerà di vulnus giuridico, un Pasqualino da Chieti. Come direbbe il maestro, come dice il maestro Chiambretti, miele per le mie orecchie. Quando Pasqualino da Chieti, che è oggettivamente un quisque de popolo, cioè un quisque appunto, quello giusto, appunto, che è un passante qualsiasi. Del vulnus. Che probabilmente è un analfabeta, vero? Ma Pasqualino, ma tu sei io toglierei probabilmente. Lo dice anche lui. Lo dice probabilmente. Dicendo che è un analfabeta, è un analfabeta, sì, che ti parla in faccia e ti sputa in faccia, Parenzo, ti sputa in faccia, ma non è bellissima come scena l'analfabeta che ti sputa in faccia? Ma Pasqualino, ti prego, sputagli in faccia, riversagli addosso tutto il tuo odio, tutta la tua, il tuo disprezzo da analfabeta quale sei, dai. No, ma Parenzo appartiene già a una minoranza, quindi devi stare attento, perché domani se esce un pazzo che comincia a discriminare gli ebrei, è pericolosissimo questa cosa. Perché se esce? Perché esce? Ha detto se esce, ma non occorre dire perché, no, lui ha detto se esce. Se esce un pazzo, ecco, esce. Dice, non esempio, esce in italiano. Che dice per esempio? Togliere i bambini agli ebrei perché gli tagliano il pipì. Che succede qua? Allora, ha ragione, l'analfabeta, vedi, dimmi tu, lui ha detto di essere un analfabeta. Cioè, che istruzione hai tu, Pasqualino? Che istruzione hai? Ma no, ma non è questione di istruzione, la media superiore. È questione di come usa il cervello, è questione di come usa il cervello delle informazioni che ha ricevuto, di quello che... Fermi là. Il credito alle imprese.